me qua si vede, no? Tutto questo blocco qui con due settori proprio di applicazione forti. L'Istituto dell'Economia Solidale dovrebbe avere dei soggetti che lo sostengono, direi per esempio gli agricoltori, quelli con cui già abbiamo rapporti come gruppi di acquisto, capire se a loro può servire una struttura del genere. Vanno a definire quella che si può chiamare rete, quindi come stabiliamo un processo partecipativo, qual è l'area. Ci vogliono strumenti per la formazione, cioè quindi magari qualche soggetto, mi vengono in mente istituzioni perché magari hanno più esperienza, hanno più strumenti per aiutarci a farci fare formazione, insomma. Per assicurare un'ottica, un'ipotesi di DES o comunque di una struttura che cominciare proprio a dire a loro, ma come ne sembra? Secondo me vedere veramente quali sono proprio i criteri che hanno orientato la scelta o meno, che sono anche gli stessi che qualificheranno i nostri criteri di accesso o meno, le regole di ingresso, quello che noi ci... Come dire, anche la carta, no? Se vuoi, sì, i valori, sì, quindi è che fa sì che noi scegliamo quelli, li mappiamo e che loro decidono di farne parte, anche non soltanto noi che li selezioniamo, ah tu ci potresti andare bene, ma magari anche loro che dicono, ah mi va di prendere parte a quella cosa lì e di investire peraltro. Cosa cioè, pensate di un tipo di visione di questo tipo? Questo è probabilmente un primo passo per capire se... quanto distanti siamo. Abbiamo questo obiettivo, è la domanda che l'ho posta adesso, oggi, perché altrimenti poi la prossima volta parliamo del prodotto e poi ricominciamo da capo. Soggetti che in qualche modo sono già inseriti in reti di relazione molto legati al DES, o che potrebbero essere, non lo sono ancora, ma già fanno la lattuga biologica, quindi magari potrebbero essere interessati, quindi ci rivolgiamo a quel tipo di mondo e quindi cosa chiediamo, eccetera. Oppure ci rivolgiamo a un mondo esterno,